Vai. Perfetto. In questa intervista vorrò spiegare quanto sia malvagia la mente di Andrea Chirico. Bene, cosa è successo? Andrea Chirico in questa edizione... Non vuoi viaggiare più, tu, no? C'ho la mia macchina. Ma non vuoi venire più al tour insieme a noi? Perché non veramente, l'idea del tour dall'anno scorso già dovevamo farlo, ti ricordi? Ma perché non vuoi venire più? Come non voglio... Cioè, stai usando anche il tuo potere... E poi diciamo a quel povero presidente. Poi diciamo a quel povero presidente che vuole, così vuole essere chiamato. Come stanno le cose, Andrea? È fuori dal torneo adesso? Sì, come stanno le cose? Assolutamente no! È fuori dal torneo. Allora, per non uscire perché vuole giocare, dici che questo torneo è suo, cosa è successo? Su 12 squadre, no? Presenti, terze, ne verranno pescate 8. Avrà più del 50% di possibilità di rientrare in gioco. No, alla gente che dice che Andrea si è montato la testa, tu che cosa rispondi secondo te? Secondo un me pochino, sì, no? Soffre, secondo me. Questa cosa mi fa letteralmente incazzare. Secondo me soffre di... vuole essere il presidente. Sì, sì, sì. E vuole... Ha un po' di complessi di inferiorità, sì, verso ecco, non mi veniva la parola. Ha dei complessi di inferiorità verso il fratello. Però prima si diceva che il fratello era malvagio, ma invece è lui. Io sto riscoprendo un Massimiliano molto giusto invece. Sì, sì. Nel giusto, sì. Bene.